costituzionale non è mai definitivo, perché quotidianamente deve essere aggiornato, curato e alimentato. Evidenziando le peculiarità di un portale di successo, il continuo aggiornamento dei contenuti, la dirigente del settore innovazione tecnologico del Comune di Cosenza, Maria Rosaria Mossuto, accompagnata dall'assessore per l'innovazione Geppino De Rose e dall'assessore alla comunicazione Rosaria Succurro, ha presentato al sindaco Mario Chiuto la nuova versione del sito istituzionale del Comune di Cosenza. Il sito sarà uno strumento per fare in modo che i cittadini siano più vicini al comune, perché saranno più informati, sarà più facile accedere, quindi è uno strumento molto accessibile. Nello stesso tempo ovviamente conterrà tutte le argomentazioni e tutte le tematiche che l'amministrazione affronta quotidianamente, potrà porre il cittadino nella condizione di richiedere più facilmente anche delle informazioni, delle richieste che potrà fare su ogni settore. Riprende tutti quelli che sono i protocolli, vuol dire che è necessario che siano contenuti in un sito di tipo istituzionale come quello del Comune. Impaginazione chiara, ricca di contenuti e di facile accesso, che rispetta appieno la normativa vigente del codice dell'amministrazione digitale. È la sintesi dell'egregio lavoro portato a termine in leadership tra lo staff comunale e la società Internet Soluzioni SRL, che ha sviluppato il Content Management System, ovvero il sistema di gestione dei contenuti, IsWeb, piattaforma su cui poggia il portale. Da lunedì 6 febbraio la nuova interfaccia sarà raggiungibile al solito indirizzo www.comune.cosenza.it. Alla fine è uno strumento che potrà veramente consentire questo legame stretto e produttivo fra la città, i cittadini e l'amministrazione comunale. Dal sito saranno accessibili sottosistemi Europe Direct, della Web TV, del Teatro Rendano e della Mediateca Civica.